Vittoria perentoria dell'Accademia Borgomanero che batte per 3-1 il Vanchiglia e vendica così la sconfitta del girone di andata. Partenza veramente sprint della squadra di Ferrero che nei primi minuti chiude il Vanchiglia nella propria area di rigore. Il primo pericolo arriva già al quarto. Perentoria discesa sulla sinistra di Poi che entra in area di rigore dal limite dell'area piccola, lascia partire il classico colpo di punta da calcetto che supera il portiere, ma non Cicco Mascolo che salva sulla linea. Al sesto ancora Accademia pericolosa. Perfetto passaggio filtrante di Manfroni per il taglio di Beretta, diagonale ad incrociare. Capello ci arriva con la punta del piede. Accademia padrona del campo e al settimo colpisce anche una traversa. Tiro dalla tre quarti di Poi, sorpreso Capello che si fa superare dalla sfera, ma è fortunato perché si stampa sulla traversa. Subito dopo però arriva il gol, insistitazione rosso-blu proprio sulla traversa, palla raccolta a De Bey che dal fondo impegna Capello. Sulla ribattuta Leto Colombo calcia verso la porta sulla traiettoria, Manfroni da due passi in sacca. Al decimo il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo De Bey scambia con Leto Colombo e arriva alla conclusione. Palla salvata sulla linea, batti e ribatti in aria, mischia risolta da Leto Colombo che insacca da due passi. Il Vanchiglia è in confusione, al 29esimo la partita si chiude. Bell'azione sulla sinistra di De Bey, scarico per Leto Colombo, testa alta e palla in mezzo per Poi. Bellissima girata al volo e palla nell'angolino. Ottenuto il triplice vantaggio, l'Accademia entra in controllo della partita e si rende pericolosa ancora al 45esimo. Cross dalla destra di Poi per l'inserimento di Manfroni che prova la girata al volo, tiro debole, facile preda di Capello. L'ultimo brivido di frazione al 47esimo. Sfondamento centrale di Beretta che con la punta del piede mette in movimento Secci sulla sinistra. Tiro a giro sul secondo palo, debole e Capello neutralizza. Nella ripresa poco o nulla da segnalare. Il gol della bandiera del Vanchiglia arrivato al 32esimo. Palla persa a metà campo da parte dell'Accademia, raccoglie la sfera il neoentrato Donofrio. Pallonetto beffardo che supera Tornatora. In pieno recupero arriva il palo del Vanchiglia. Donofrio si destreggia in aria, si libera i due avversari e calcia colpo sicuro. Palla che si stampa sul palo alla destra di Tornatore, attraversa tutto lo specchio della porta ed esce dalla parte opposta. Una vittoria che per l'Accademia Borgomanero vale il secondo posto in classifica.